francesi ed ingaggiarono un duello appunto con i soldati francesi. Andatevene francesi, non sono vostro queste terre! Piangendo, chiedendo perdono e pietà per il borgo. Ti chiediamo perdono per i nostri atti insolenti contro i tuoi uomini e ti offriamo le chiavi di questo borgo, ma risparmia le nostre famiglie e le nostre case. Ma il generale Lautrec, senza considerarli, gira il suo cavallo e torna così dalle sue truppe. È fatto molto strano che il Visconti dia risposta positiva all'invito dei Trevigliesi a fare da pacere. Potete fare, io per la Bernardo Visconti, appartenente al ramo cadetto di Brignano, a nome Dettore, ti prego di accogliere le suppliche di questo borgo. Ma la condiscendenza di Lautrec è solo apparente. Un gesto di cortesia verso Bernabò. Concedi un atto di clemenza che solo un uomo col cuore grande può concedere. Pietà. Pietà per il popolo. Pietà per i trevigliesi. Generale Lautrec, tu che rappresenti il tuo sire nella sua potenza e nella sua bontà, ti chiedo pietà. Perdona. Perdona l'arroganza di alcuni giovani trevigliesi che con le loro offese hanno offuscato la tua mente. Perdonali. Perdonali. Io, vicario Servelloni, te lo chiedo anche in nome di Dio. A queste accorate preghiere Lautrec ascolta con gelida cortesia. Ma tronca subito ogni possibilità di dialogo. La condanna di Treviglio è così irrevocabile. Viviamo! Viviamo i francesi! Bisogna scappare! Bisogna scappare! Allarmi!
da ulteriori gravi sofferenze. Piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Generale Lautrec e il vicario generale Serbelloni entrano nel tempio davanti all'immagine sacra. Vedono grondare dagli occhi abbondante il pianto. E da tutto il corpo. Vicario e generale Lautrec controllano e ricontrollano, ma non c'è traccia di inganno. Miracolo! Le lacrime miracolo della Vergine Maria hanno salvato Treviglio, miracolo! Miracolo! È un miracolo! Ginocchia e pone l'elmo e la spada ai piedi della Vergine.